Buongiorno a tutti voi. Abbiamo davanti una giornata anche buona come clima meteorologico che ci aiuta a godere dell'autunno. E in questa giornata la proposta che ho pensato di farvi è una proposta a cui ero un po' obbligato, devo dire in coscienza, cioè presentarvi e cercare di approfondire l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Perché questo? Io non sono solito commentare i documenti papali. Credo che l'unico documento papale in passato che ho commentato era Deus ex Caritas di Benedetto XVI, un testo davvero straordinario e che resterà unico all'interno del Magistero Pontificio. E poi ho commentato con voi a Boris Letizia a partire dal Sinodo proprio per l'importanza che questo testo ha nella vita familiare, nelle storie d'amore, perché certamente rappresenta un mutamento dell'atteggiamento della Chiesa, un mutamento profondo. Ma perché cercare di comprendere Evangelii Gaudium? Il Papa, quando ha emanato questa esortazione, l'ha detto chiaramente. Primo ha detto: questo è il programma del mio pontificato. Secondo, questo vuole essere la traccia per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. Terzo, certamente questo documento chiede un cambiamento epocale. Allora, vedete, le tre istanze messe insieme vi dicono già dell'importanza di questo documento. Programma papale, programma per la Chiesa e soprattutto un documento che vuol far cambiare le cose. Ma molti di voi sanno che quando il Papa lo scorso anno ha incontrato la Chiesa italiana a Firenze, nei suoi vescovi e nelle rappresentanze della diocesi, con un certo accento un pochettino dispiaciuto, ha detto: ma quando metterete in pratica Evangelii Gaudium? Quasi a dire la Chiesa italiana sta facendo nulla o poco per mettere in pratica quel che ho detto. Indubbiamente, devo essere molto onesto, questo documento, mi fermo alla Chiesa italiana, è abbastanza caduto nel vuoto. È un documento troppo aperto, che richiede un cambiamento di vita nella Chiesa con ogni probabilità troppo spinto, che la Chiesa attuale non è in grado di fare. Non è in grado di fare. Ci sono qua e là dei vescovi che vorrebbero, ma noi dobbiamo renderci conto oggi che il corpo della Chiesa in massima parte è sordo a un vero cambiamento. Questa è la realtà. E sempre di più, lo dico con molta preoccupazione, ma lo sentite, lo sapete anche voi, si sta delineando in Italia un vero e proprio nuovo scisma, non so fino a che punto sommerso, di una parte di cattolici che non solo non seguono Papa Francesco, ma oggi ne provano fastidio, ne diffidano, dicono che così è troppo, lo accusano in varie maniere, credo che i giornali li leggete e non c'è forse la violenza che c'è nei blog, ma la direzione e l'intensità della protesta è la stessa. Sono cattolici che io chiamo del campanile,
per i quali il cristianesimo è un fatto culturale, sono le loro radici e di conseguenza difendono il cristianesimo, ma in profondità hanno paura del cristianesimo del Vangelo. Noi abbiamo questa situazione inedita, inedita in Italia e forse in gran parte della Chiesa. Certo, su alcuni temi, il tema dell'amoris laetitia, perché pensano che c'è troppa misericordia del Papa nei confronti dei divorziati e invocano il rigore che c'era prima. Il discorso della povertà della Chiesa, il discorso dei migranti. Quanti oggi sono d'accordo con le posizioni di Papa Francesco? Tra i cattolici, nella comunità cristiana, sono pochi e molti ormai sono su altri lidi, cioè facendo piuttosto emergere la loro identità di cattolici del campanile, cioè quel cattolicesimo che in realtà è finito, che è il cattolicesimo post-tridentino, è finito, e questa gente non vuole entrare in una nuova epoca perché questa è totalmente nuova. Non è la crisi che noi stiamo attraversando, una crisi di aggiustamento, ma è una crisi in cui cambiano i paradigmi. E noi stessi non sappiamo, abbiamo lasciato dei lidi, stiamo attraversando un mare, non sappiamo a che lidi approderemo e che figura avrà la Chiesa prossimamente. È vero, una rivoluzione forse come quella che è in atto all'interno della Chiesa cattolica, con ogni probabilità c'è stata al terzo o quarto secolo. E poi non c'è mai più stata, perché la Chiesa si è sempre identificata con la tradizione, le tradizioni, con la conservazione, con lo status quo, con tutto quello che era assodato. E Papa Francesco ci chiede di pigliare il rischio di un balzo in avanti, di un cammino in cui cambiano e devono cambiare molte cose. E questa lettera, questa esortazione, chiede in maniera forte che si cambino molte cose. Certamente fa impressione anche il parlare del Papa, lo vedremo in questa enciclica, perché è un parlare che non sta all'interno di calcolati equilibri in cui si pesano le parole. Alcune volte va in maniera molto forte il suo stile, uno stile che vuole toccare la gente, che vuole toccare il popolo. Non vi nascondo che neanche io sarei capace di usare il suo stile. Tre giorni fa, quattro, mentre riceveva la commissione del catechismo della Chiesa Universale, a un certo punto ha detto un'espressione che io non oserei mai dire, pur condividendola in pieno. Ha detto: perché la tradizione non va tenuta in naftalina? Però tutta la gente capisce che cosa significa. Significa qualcosa che è messo lì, che si ha paura che faccia i tarli, si mette lì con la naftalina e la si conserva lì. Ecco, lui usa queste espressioni, ne noteremo tante. Quindi, indubbiamente, è una lettera dirompente. E noi la vogliamo ascoltare e vederne i gangli. Certamente è una lettera molto lunga. Sono esattamente 210 pagine. Noi faremo alcuni punti, quelli che più possono interessare il popolo di Dio che noi siamo, e metteremo a fuoco cosa chiede Papa Francesco e se abbiamo a grandi linee delle visioni verso cui vedere come la Chiesa deve andare. Entro adesso in merito all'argomento. Si è fatto un sinodo sull'evangelizzazione nel 2012. È un sinodo che ha avuto un certo significato,
ve lo può dire chi era esperto al sinodo, come me, nominato da Benedetto XVI, e alla fine, come sempre, è stato presentato al Papa una serie di proposizioni perché lui facesse l'esortazione post-sinodale. Benedetto XVI si è dimesso e Papa Francesco, che partecipava al sinodo come vescovo, si è trovato quel malloppo di proposizioni fatte dai padri sinodali. Papa Francesco, nominato a febbraio, si è trovato dunque sul tavolo come primo impegno dover fare l'esortazione post-sinodale all'evangelizzazione, ma anche un'enciclica di Papa Benedetto che Papa Benedetto non aveva potuto finire. Papa Benedetto aveva scritto un'enciclica sulla carità, Deus Caritas Est, un'altra sulla speranza caduta nel silenzio, oserei dire, più ottuso da parte della Chiesa, e aveva fatto una bozza di una lettera, un'enciclica sulla fede. Papa Francesco a quella enciclica sulla fede, Lumen Fidei, ha aggiunto qualcosa, ma per rispetto non voleva assolutamente sovrapporsi a Papa Benedetto e ha fatto uscire quell'enciclica tale quale. Lo dice, è stata scritta da Benedetto, io vi ho apportato qualcosa in più, ma il fondo è l'enciclica di Benedetto. Per quanto riguardava l'esortazione, ha deciso una cosa: non sentire l'esortazione, eventualmente ricordare qualche intervento dei padri nell'aula sinodale, estendere qualcosa completamente di nuovo, che è appunto Evangelii Gaudium. È chiaro che facendo così ha recepito alcune voci del sinodo, ma soprattutto lui ha voluto delineare come vuole la Chiesa, come vuole esercitare il suo pontificato. E soprattutto, ve lo dico perché è importante, ha voluto subito dare un colpo a quel concetto di evangelizzazione che era avanzato a partire dagli anni Ottanta fino allora, quindi quasi 30 anni, col termine nuova evangelizzazione. Allora, chi di voi mi segue da tanto tempo sa che io ho criticato fortemente nuova evangelizzazione, perché l'evangelizzazione ce n'è una sola, ma soprattutto la Chiesa ha sempre avuto una parola che è missione e che non va tralasciata, che è la stessa cosa di evangelizzazione. Certamente la nuova evangelizzazione, che era un'idea di un cardinale polacco, Wyszyński, presa sua da Papa Giovanni Paolo II, era un'idea di evangelizzazione di una Chiesa molto militante, con una forte identità, la quale ripigliava uno slancio verso il mondo. Papa Francesco, lui voleva sì l'evangelizzazione, ma un'evangelizzazione che avvenga non tanto andando e predicando e dicendo, ma un'evangelizzazione che passi attraverso la testimonianza, attraverso quel che si vive. Lui è convinto, e questa è un'espressione che ha già detto 11 volte nel suo magistero pontificale, che l'evangelizzazione avviene per attrazione, ricordatevi, per attrazione, non per proselitismo. Noi non siamo mandati nel mondo
per aumentare il numero dei cristiani. Noi siamo chiamati a vivere il Vangelo in una maniera che gli altri, vedendo se vediamo vivere il Vangelo, possano essere interessati e ci chiedano una proposta di fede. La Chiesa può solo proporre la fede, non può imporla. Quindi certamente gli accenti cambiavano, ma questo nessuno si stupisca. Ci sono stagioni diverse nella Chiesa, ogni Papa ha le sue caratteristiche, ha una storia dietro, un mondo dietro. Papa Giovanni Paolo II era essenzialmente un confessore della fede, che aveva dovuto lottare contro il comunismo. Di conseguenza metteva l'accento su una Chiesa presente, una Chiesa che occupasse gli spazi, una Chiesa che si facesse sentire forte. Papa Francesco, no, vuole un altro tipo di Chiesa, una Chiesa più umile, che prima di parlare ascolta, una Chiesa che non dice subito quelli sono nemici, ma che sente innanzitutto tutti amici, anche se poi si manifestano nemici. Una Chiesa che è inclusiva, che vuole prendere tutti dentro, non esclusiva, che caccia alcuni fuori. Sono due visioni di Chiesa differenti, dobbiamo dirlo, differenti non nella fede, ma differenti nello stile di stare al mondo. In questo senso, Papa Francesco va direttamente al Concilio e non più per una interpretazione restrittiva del Concilio, che è stata quella fatta da Papa Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II non ha tradito il Concilio. Assolutamente, ma voi sapete che ognuno di noi dà un'interpretazione di tutto ciò che è fatto ed è parola, per forza, e quando la si interpreta può esserci un'interpretazione restrittiva, soprattutto se dice io leggo quel che ha detto il Concilio alla luce dei concili precedenti. Se io faccio questa operazione, vi sto dicendo parole di Giovanni Paolo II, dette più volte, il Concilio Vaticano II va letto alla luce dei precedenti concili, l'interpretazione è restrittiva. Resta fedele, nessun tradimento, ma restrittiva. Ma c'è chi invece dice, il Concilio va letto come luogo di partenza per una dinamica, uno sviluppo del futuro. E in questo caso si dà sempre una interpretazione accrescitiva, che fa rende fecondo, cioè potremmo dire, una rischia davvero di tenere la tradizione in naftalina, usando l'espressione, l'altra invece la rende dinamica, la usa, la cura, la custodisce, la rinnova. Ecco, noi siamo di fronte a questa dinamica che abbiamo assistito durante la nostra vita. D'altronde nella Chiesa è stato così. C'è stato un tempo con Papa Giovanni e Paolo VI di molta apertura al mondo e direi di un'interpretazione piuttosto accrescitiva di tutti gli eventi. Poi a partire dall'80 in tutto il mondo è avvenuto un tempo di paura, un tempo di forte identità, un tempo dei fondamentalismi. È il tempo in cui è nato il fondamentalismo islamico, gli anni 80, il fondamentalismo protestante negli Stati Uniti, il fondamentalismo addirittura dei buddhisti all'interno di alcune zone dell'Asia. Il fondamentalismo anche all'interno del cattolicesimo. Non è caso, sono nati i lefebriani, ma accanto a loro tutta una tradizione che vuole il vecchio cattolicesimo e non vuole l'evoluzione che il Concilio Vaticano II ha portato. Ebbene, Papa Francesco ritorna al Concilio. L'ha detto, basta con queste polemiche sul Concilio.
pigliamo il nucleo, lo spirito, anche perché dal Concilio sono passati più di 50 anni e i testi oggi in 50 anni diventano vecchi. Pensate alle generazioni oggi, non sono più di un tempo, una generazione faceva 40 anni, adesso in 20 anni passano due generazioni, lo vedete nei vostri figli, il tempo è diventato più rapido. Lui va al Concilio ma ne piglia lo spirito più che la lettera e dice come il Concilio ha risolto dei problemi allora, con lo stesso spirito noi oggi dobbiamo risolvere i problemi di oggi. Si rifà Paolo VI per l'Evangelii Nuntiandi, quella lettera sull'evangelizzazione, che è certamente la più grande lettera. Lui lo dice anche qui, nessun documento del Magistero Papale è stato fondamentale come quella lettera di Paolo VI, che è una lettera del 75, notate bene. Però era talmente aperta, precorreva talmente i tempi, che la Chiesa ha fatto fatica ad accettarla. E va certamente ad altri temi che in questi anni magari erano restati piuttosto sopiti, dimenticati, per una certa paura che si era instaurata nella Chiesa a livello di ecumenismo, a livello di dialogo interreligioso, a livello di dialogo con il mondo non credente.